e benvenuti raga in questa nuova sfida di FIFA. E per favore aiutatemi a mettere un titolo meglio di FIFA 14, ok? Vabbè, comunque oggi raga vado a sfidare Francesca Ribido. Andate sul suo canale raga, per chi è interessato il canale è in descrizione, c'è il link in descrizione, e sfiderò la Juve, anche se mi aveva chiesto anche la Juve o il Barcellona, ma visto che la Juve era il primo nome che ha fatto, mi tocca sfidare la Juve una seconda volta, e io spero che la prossima sfida sarà contro una squadra che non ho già sfidato due volte, perché già ho sfidato due volte il Real Madrid e ho vinto, poi la Juve ho vinto ai rigori, ora che sfido un'altra volta la Juve, come andrà? Bene, scopriamolo, quindi vai con la sfida. E raga ricordate, se volete essere sponsorizzati qui su FIFA, scegliete la vostra squadra che io la sfido. O se volete scegliere Pokémon, ditemi la vostra squadra della prima generazione e la sfido. Ma se non sapete i nomi dei Pokémon o proprio non conoscete Pokémon, allora ditemi 6 numeri, ok? E io vedo quale dei numeri corrisponde il Pokémon. Centro. Ok. Modalità sport attivata e iniziamo. Ciao a tutti da Fabio Caressi e Beppe Bergamo in collegamento da San Siro. Ciao a tutti, è sempre un'emozione assistere a una partita da questo stadio. Eccoci a quello che viene definito Derby d'Italia. Tu ne sai qualcosa, Mike? Già in Italia era una partita sentitissima, ma negli ultimi anni, dopo lo scandalo Calciopoli, ha assunto un significato ancora più importante per società e tifosi. Raga, sapete che qualche giorno fa c'è stato qui da me la giornata dello sport? Infatti al campo sportivo hanno giocato, c'è stato un torneo di FIFA. Peccato che le partite si vedevano abbastanza male e bene, insomma. La cosa che era una rottura è che erano sempre quasi le stesse squadre. Vabbè, iniziamo la partita. Comincia il match per l'Inter. Vai. Come ti prego, come? Kuzmanovic. Ha interrotto l'azione con un intervento direi tempestivo. Ma da quando la Juve ha la maglietta gialla? Vabbè, oggi raga la vedete con la maglietta gialla la Juve. Fermala. No! Fermala! Grande portiere! Mica, ho rischiato già il primo gol al primo tempo. Cavolo! Se entrava era un gol fenomenale. Beh, palla mia comunque. Vai, sali. Tira! No! Ma come? Dove fare gol? Per poco non si riuscivo.
Ci provo. Niente. Magari era un po' più in mezzo. E vabbè, è andata così. Che errore! Ecco appunto. Vucinic. Marchisio. Bella, fuori gioco. Volevi. Forza Inter. Vai portiere. Ah bene, ancora fuori gioco. Che fortuna. Volevi. No. Vai fuori, vai fuori. Sì. Dai però. Si dovrebbe essere una regola che fuori e anche quando il giocatore è fuori dalla linea, invece no, vuole solo per il pallone, ma si può. Vai, vai! Tira! Ma come cavolo tiri, dai! Un'altra occasione sprecata malamente. Presalo, presalo, presa. No, sì, no. No. Vucinic. Vucinic cambia spesso posizione, a seconda di dove lo porta il suo istinto. Adesso. Barzagli. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Vabbè, meglio fuori che dentro, come dice Shrek. Vai così. Che gol evitato, veramente bello. Vai, vai. Dai che sei libero, dai. Vai giù, vai giù. Tira. Beh, potevo anche lanciarla in mezzo, però meglio provarci. Questo è angolo mio. Vediamo. Tira. No. È andata male. Sì, bellissimo lo stacco. Non era riuscita a impattare perfettamente con il pallone. Hanno avuto la loro occasione, ma l'hanno sprecata. Lo puoi ben dire forte. Comunque raga, io sono l'unico che fa sfide di sponsorizzazione su FIFA, è l'unico. Tanto qua per poco non è a gol, meno male che il palo mi ha salvato. Ah no, no il palo, il cestino, le borrazze. Rivediamo ancora una volta. La bella caduta. Vabbè va, basta con le cadute. Non siamo paperissima. Vai, vai, vai. Vai. Beh, almeno è angolo come volevo così. Dai che gol, no. Oh, però con tutti i gol che sta subendo il portiere, cioè gli sta parando, dico dovrà essere stanco, no? Dico, ha parato più il portiere della Juve che il mio. Tira.
avanti. In che modo poi? Vai, vai, vai. Da che buona questa volta. No. Che vale che i comandi, dico, i giocatori eseguono ma un po' prima, ecco, in ritardo. Però per il computer questa cosa mica vale. Almeno i tifosi sono la mia parte. E si chiude qui il primo tempo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Primo tempo 0-0, raga. Spero di non andare ai rigori, veramente. Se vogliono segnare. Che cavolo, già nello scorso episodio i rigori ho rischiato, malamente. Ah sì, poi raga, non so di chi voi l'avevo chiesto di essere sponsorizzato in una sfida, l'avevo chiesto a qualcuno ma non ricordo cosa mi aveva chiesto. Se la persona a cui l'ho chiesto, se lo ricorda, che magari non l'ho fatto ancora, di dirmelo. Perché volevo sponsorizzare qualcuno o FIFA o Pokémon, ma non ricordo chi. Ecco, insomma. Buttala, buttala! Ma che cavolo? Cos'è? Una difesa casuale? Oh oh. Dai, ti prego! Vai così! Ok, dai, vai, no, no. Ah, una sostituzione, ma io per adesso non faccio sostituzioni, non credo che mi serva poi. Ma no, c'ero quasi. No, dico, guardate come c'ero quasi a fare gol, sembrava dentro e invece no. Ragazzi, questa sfida mi sta stressando anche tanto. Beh, per tanti che giocano a FIFA è così. È così. Raga, volete incazzarvi? Non andate a giocare a Cat Mario, non guardate FaviJ, giocate a FIFA. Dai, ti prego. È fallo, questo è fallo. Tutti cadono. È una malattia in caduta. Hanno un infarto in campo e cadono. Dai, portiere, vai, grande. Ottima scelta di tempo, Fabio. Gesto tecnico di pregio quello del portiere. Mantiene il pareggio. Finché dura il pareggio. Dai, però prendi. Dove è il fallo? Dove? Ma dov'era il fallo? Dai! Sì, non tanto però, purtroppo in avanti.
Vai, vai. Tira. Dai. No. Ragazzi, è una sfida veramente tosta. Chissà quanto la Roma per dire come va. No. È gol, vaffanculo, è gol. In mezzo a quel casino poi. Stava pirla, vai, vai, vai via. L'allenatore decide di operare una doppia sostituzione. Lancio eseguito alla perfezione. Dai, io credo nei miei giocatori, io non credo in loro. Coraggio. Porta palla verso l'area. Ruba palla all'avversario. Carlos Alberto Tevez. No. Qua si va di male in peggio. Simone Pepe, poco intelligente. È Pepe che porta sfiga. Fanno girare bene il pallone. Fanno girare il pallone, mica è un'insalata, dai. Oh, ci provo sempre dall'angolo, ma niente, oh. Era un'occasione d'oro e l'ha sprecata bellamente. Controllano bene il possesso palla. Fernando Llorente. La palla schizza via dopo il contrasto. Grande la sua azione. E il portiere solo bene. Si è fatto sorprendere. In 3 minuti non ce la faccio. Oh sì. Cercano il gol del pareggio. No. È difficile pareggiare con tiri così. Sarà dura avere altre occasioni come questa. Per questo palla c'è poco campo. Ecco il fischio finale, tutti sotto la doccia. Beh raga. Beh raga, è stata una bella partita e complimenti a Francesca Rabito, complimenti. Raga, si vince e si perde. E qui in questa serie la mia prima sconfitta di sponsorizzazione su FIFA la vince Francesca Rabito con la Juventus. Complimenti. Beh raga, questa puntata di sponsorizzazione finisce qui. Se volete essere sponsorizzati, come ricordo, per FIFA scegliete una squadra, per Pokémon la vostra squadra di 6 della prima generazione. O se non sapete i nomi dei Pokémon, ditemi 6 numeri da 1 a 149, ok raga? Quindi ciao a tutti, ci vediamo alla prossima sfida.